anche in questa edizione il Mas di Catania si prepara a festeggiare la Santa Patrona, la Candelora dei fruttivendoli all'interno della struttura per onorare e soprattutto omaggiare tutti gli esercenti. Una festa soprattutto anche quest'anno rivolta ai bambini. Tanti giochi, tanti divertimenti e poi sul finale grande spettacolo con fuochi pirotecnici. Lo storico mercato ortofrutticolo cambia location, cambia volto, ma le tradizioni rimangono nel cuore. Anche quest'anno una festa come gli altri anni e forse ancora di più. Ancora di più perché vogliono mantenere viva la tradizione che è rimasta da almeno 60 anni a questa parte. E gli ortofrutticoli, tutti, venditori, acquirenti, grossisti, hanno a cuore questa festa che è importante per loro in quanto rappresenta la religiosità del loro lavoro, ed è importantissimo per questo. Il cuore dei catanesi, anche se lontano, comunque riporta all'interno della sua città? Ti riporta sempre qua. Io non vivo più qua, io vivo a Milano, però per il periodo di Sant'Agata io mi trovo sempre qua. Devozione, il MAS ci dà la disponibilità della galleria, poi viene organizzata da me, dal signor Cannavorazzo che siamo i dirigenti e da 43 operatori che contribuiscono a poter mandare avanti queste feste che pian piano, Dio mio, per via della crisi si vanno perdendo. Thank you.